Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo episodio di Dragon's Dogma Dark Arisen. Il titolo che non mi aspettavo vi avrebbe colpito così tanto, perché insomma è un gioco non proprio recentissimo, però le gesta del nostro piccolo Marcellino vi hanno affascinato al punto tale da spingervi a votare in massa al primo sondaggio. Per cui riprendiamo da dove avevamo lasciato poco dopo la perdita del cuore del piccolo Marcellino, che è rimasto ormai totalmente privo di cuore, ma non di anima, perché in quella piccola, in quel piccolo corpicino, newly ecco. Arisen, walker of the path, take up arms. Allora, prendiamo sta spada. Come to me. La classe che scegli determina i tuoi parametri di base, l'equipaggiamento e le abilità. Allora, io direi che Marcellino come guerriero... lo facciamo un mago? Facciamo un mago, dai. Il mago Marcellino. MM. Bene. Puoi utilizzare un'arma principale e una secondaria. Le armi principali, spade e pugnali sono indispensabili in combattimento. Quelle secondarie, archi e scudi sono di supporto. Per di là. Ecco, perfetto. Lui. Ah, the horror. The horror of it. Eh sì. A volte succede. Sveglia! No, non si sveglia, vabbè. Allora, io andrei. Perché si sarebbe anche fatta una certa. You say it left a glowing scar? Yes. The wound has closed. And it seems the worst has passed, but... his heart lies silent. If you would face me... You are sure of this? Yes. Ill magic, the work of some curse. The whole world's already gone mad for fear of this dragon. Won't no good come of this. I must go see to the others, Kina. Tell me if aught changes here. All right. Il nostro Gue Marcellino. Visto che... Bene, allora. Sconfiggere i nemici, completando le missioni, guadagnare le esperienze. I tuoi parametri crescono con i livelli. Premi start per aprire il menu pausa. Nel menu pausa puoi controllare i parametri, la mappa. E vabbè, quello già si sa. Bene, signori, arrivederci. Marcellino ha una vita da vivere. Tanti obiettivi da concludere. Tante gesta da... sì. Parla sempre con le persone che incontri. Le persone con un'icona sulla testa possiedono informazioni speciali. Vabbè, ma se io volessi correre... Giusto. È piccolo, ma come Messi c'ha il baricentro basso e quindi è rapido, rapido, rapido. Allora, Have you seen Cortez, cousin? I've not seen my brother since the dragon came. He's not among the injured either. Unknown place. Just appear without a warning. A strange lot. Not human, quite. They look the part, sure enough, but they lack the will, the spark, what drives us. They have no capacity to feel nor act alone, so they live as cell sorts. Myrmidons, they're called. There's an encampment west of the village where men gather to face the dragon. I'd wager a fair number of his kind will be there as well. Why don't you take him? Might be you learn aught of why he came to you in the first place. Before. Allora, io non capisco perché è tutto alto tranne le voci dei personaggi, perché adesso andiamo un attimino. La gente con le icone rosse sulla testa hanno delle informazioni, inoformazioni rilevanti. La gente con le icone hanno. Vabbè, allora, se hai diverse missioni in corso puoi impostarne una come principale, ma vabbè. Va benissimo. Le pedine nella tua squadra ti daranno più consigli sulla missione principale rispetto alle altre. Va bene. Allora, signori, io vorrei gestire un attimino il discorso audio, perché c'ho solo la musica un po' più bassa e vorrei mantenerla tale. Abbassiamo un po' gli effetti e le voci le lasciamo un po' più alte, così che possano prevalere
Vediamo un po' come va, eh. E io voglio vedere Marcellino all'opera, però. Abbiamo bisogno. Vado. Andiamo. Rook, vieni con me. L'ignoto ci aspetta. Nell'acqua dimorano gli abissus, dei mostri To the pericolosi che non mi encampment. fanno This path leggere. should see us there. Vabbè. Questo gioco ha la funzione di autosalvataggio, va bene. Andiamo, Rook. Damn beast! Careful, a goblin! Allora. Sì, ma me l'avete già spiegata questa cosa, Heather is outmatched. Shall we lend a hand? Fight or flee? The choice is Sollievo yours. non mi serviva, ma va bene uguale. Puoi ricevere gli effetti delle magie curative e vai dove puoi farti circondare dalla luce curatrice. Bene. Braciere. Sta prendendo fuoco o faccio... Ah no, ecco, era caricato. Quando i nemici sembrano troppo difficili da battere, cerca di aumentare di livello o ottenere un equipaggiamento migliore. Ma no. Dunque, corno di goblin. That was far too close. I'm called Reynard, a traveling salesman, though those damnable beasts ruined my wares. But thanks to you, it was only wares I lost. I'll consider it a bargain. You have my thanks. Bene. Viaggiando per Gransis incontrerai dei mercanti girovaghi che ti offriranno le loro merci. Spesso avranno oggetti rari che di solito i negozi non offrono quando ne incontri uno controlla la sua merce. Va bene. Purchasing equipment here in Cassidus will make for a safer trip to the encampment. Goblin! Dove? This road will have us to the encampment ere much longer. Should the enemy prove too powerful, there is no shame in fleeing. Non c'è mezzo oggetto. Careful, a goblin! Ma perché continui a urlare goblin se non ci sono? Gli piace così al nostro Rook urlare goblin goblin. Vado. Così magari ci portiamo un vestito. If memory serves, I know the way, master. Follow me. Quanta gente parla in contemporanea? Allora. Salve. Have all you need? No. We are an inn first and foremost, but we offer more than simple lodging. We can safeguard your belongings or aid in learning new skills. Have your pick, any you like. Imparabilità. What will it be today? Imparabilità. Oh, allora che mi insegni? Non ho punti classe sufficienti per insegnarmi nulla. Benissimo. Arrivederci. Utilizza i punti classe per acquisire abilità e capacità. Le abilità e le capacità devono essere assegnate per poterle utilizzare. Va bene. Tanto non c'ho niente da imparare, per cui. Sì, buonanotte, scusate. Well met, Arisen. Can you hear our voice? We speak to you from across great distance. The Pawn Legion has awaited you. Pray, forgive this strange and impersonal greeting. This rift serves as a gate. It connects our kind to your world. It opens to the Arisen, for they possess a will powerful enough to guide the Legion. If you would claim to be among the Arisen,
prove the strength of your resolve. Very well. Then we shall guide you in your trial. If you are an arisen in truth, this humble task will prove no obstacle. The arisen must possess the valor to stand against all threats, and the power to quell them. A tireless spirit of self-improvement grants the strength to lead the Legion. Pray, show it now. Allora, perlustra la zona. A rift stone. A strange power emanates from within. Io vorrei... Seems the soldiers make their beds there. Vorrei qualche equipaggiamento un po' più, insomma, adatto alla mia causa. Quanto è atletico Marcellino però, eh? Non gli davano 2 lire a Marcellino, ma invece... The beast comes! Hurry! Andiamo. Pane per i nostri denti. Spero. O meglio, spero che sia una cosa piuttosto semplice da fare in questa fase, visto che... La barra bianca rappresenta la porzione di vita che puoi recuperare magicamente. Subendo dei danni la barra diminuisce. Va bene, riposa in una locanda dove degli oggetti curativi per ripristinare completamente la tua barra di vita. Se cedi degli oggetti curativi alle tue pedine, loro li useranno quando serve. Ah, ecco. Tis a troubling bow. Sta funzionando ciò che faccio? My consciousness fades. No, mi hanno steso. Benissimo. È tosto. Diciamo che... Shall we search the area? There may be prowling monsters about. Tende a essere un po' tosto. Allora, ma se io tipo le donassi a lei qualcosa, no? Parliamo. The rift represents the bond between pawn and arisen. Do take full advantage. Non parliamo, vabbè. Allora, vediamo un attimino se abbiamo un equipaggiamento un po' più solido. Sì. No. No. Già lo indosso, grazie. Ecco. Ho il mantello da straccione, ottimo. Oggetti vari non ne abbiamo, immagino. No. Bene, sembro un giovane Gandalf ancora in via di sviluppo fisico. Si diceva, per l'appunto. Vediamo se. Se il secondo giro è quello buono. Allora. Dai. I'll grab its leg to draw its ire. Via, ancora.
Ancora niente, è stanco. La forza magica lo abbandona. Qui, qui. L'ho capito già. Ma porca. Bene. Lascia stare il mio amico. Ok, dovremmo quasi esserci. Marcellino, su, carichiamo. Vado, vado. Lo cuocio, lo cuocio. Bene. Non so neanche se ho fatto bene a scegliere il mago, ma sembrava la cosa più adatta a uno della sua stazza. Let us return to the encampment. Sì, sì, aspetta, con molta calma. Leave it to me. Ho una chilata di roba da raccogliere, per cui facciamo con molta tranquillità, eh? Allora. Comunque, tanta roba. Io mi pento di essermelo perso all'epoca, perché... Let us go and give word of it. Set out from here and we'll be on the path to Grand Sorin. Sembra veramente tanta tanta roba. Allora, sì, già me l'ha detto, già me lo ha detto. Cosa fa? Grazie. With that, your trial is complete. You are the arisen in truth, proven beyond any doubt. Now, I bid you select a companion for the journey ahead. They shall serve you and you alone, to share in your hardships. Vabbè, un guerriero corpo a corpo. Ah, ecco, devo crearmela la pedina. Bene, allora abbiamo Marcella che ci accompagnerà lungo questo lungo percorso. E il suo nome sarà... Vediamo un po' se c'è. Margaret. Mark, no, Maron. Non c'è... Marcella, no, Mircella, Mira, Momo, Morrigan, il ricordo dei bei tempi di Dragon Age, bene. Una guerriera? Bello, ci piace. Va benissimo, allora... Sì, io avrei voluto... Però scusate, no. Modifica più dettagli. Io voglio una compagna che sia più grande. Ecco. Oh. La vogliamo Ble. La posso avere Ble la compagna? No, non posso. Vabbè, lasciamo Ecco, una gigante. Tono muscolare. Tiè, mamma mia. Va bene, tronco. Va benissimo. Braccia. Sta venendo un pelino di angoscia. Lo posso dire? Postura decisa, con falcata femminile, ecco, perché insomma va benissimo. Volevo più dettagli, volevo un attimino, ecco, un po' alla un po' di trucco, ecco. Poi il trucco femminile, magari, ecco. Oh, beh. Va benissimo.
Va bene, va bene, va benissimo. Ok, confermiamo la pedina. È alta 2 metri e pesa 125 kg. Mi sembra che sia perfetta per accompagnare... Allora, di fronte al pericolo, cosa consideri più prezioso di un servitore? Una volontà di ferro. In battaglia, che strategia vorresti che utilizzasse il tuo servitore? Attaccare i nemici più forti. Il tuo servitore soccorre la squadra e capovolge le sorti della battaglia. Cosa vorresti che dicesse? Lasciateli a me. Se fossi un re, quale dono preferiresti? Beh, se fossi un re, un eroe giusto e coraggioso come successore. Scegli una classe, guerriera. Beh, abbiamo una compagna per la vita. Marcellino e Marcella. Marcello l'abbiamo chiamata, sì. Lunga vita Marcellino, verrebbe da dire. Sei un vero Arisen e per questo una pedina fedele ti accompagnerà nella tua avventura senza mai abbandonarti. Che ansia. Oltre alla tua pedina principale potrai reclutare altre 2 pedine di supporto che ti aiuteranno nella tua avventura. Ogni pedina ha caratteristiche diverse, mantieni o cambia le pedine di supporto in base alle esigenze della tua squadra. Oltre al livello di abilità, le conoscenze della pedina sono un fattore importante da considerare quando si crea una squadra. Le pedine con conoscenze di nemici, missioni o incarichi possono dare consigli utili e strategie. Bene. Quindi... me ne scelgo altri 2. Vabbè, Rook l'abbiamo detto, no? Vabbè, poi ci pensiamo, eh? Tornado di lame. Sala Cadula. No. Massa se fa brutto, Dante. Yes, Arisen. Venga con noi. Sembri il compagno perfetto per Marcella. Bene. Ok. Posso andarmene? Dov'è l'uscita? Voglio uscire. Ah, ecco. Scusate. Toccando la faglia potrai cercare di evocare delle pedine oppure tornare nel tuo mondo. Va bene. Esci dalla faglia. E adesso abbiamo Rook, Marcella e Dante. Oh, vedi quanto siamo belli. Il trio delle meraviglie. Ah, a master and his pawn, is it? You'll be quite a force. Come the day you learn to fight as one. Mind you, that is a skill better honed in practice than in the heat of mortal combat. Anche se forse più che Dante ci serviva un mago di supporto, visto che io vorrei diventare un mago con abilità offensive. I can help in that regard, should you wish it. Vabbè, poi eventualmente ci penseremo. Io direi che per adesso potremmo anche fermarci qua. Insomma, mi sembra una buona cosa. Allora, se reputate opportuno, possiamo fare un altro episodio prima del sondaggio. Insomma, quantomeno, cioè, essendo un gioco vecchio, sarebbe una retro serie eventualmente, per cui valutiamo bene. Facciamo 2 chiacchiere eventualmente stavolta e poi valutiamo se fare un altro episodio con sondaggio oppure se fermarci qua. Per cui niente ragazzi, io intanto vi ringrazio perché appunto le tante dritte che mi avete dato mi hanno stuzzicato nell'andare avanti. Insomma, poi il sondaggio è stato abbastanza eloquente. Il gioco sembra veramente tanta roba. Io ripeto, non so come ho fatto a non giocarmelo come si diceva all'epoca, perché sembra veramente un gran bel prodotto. Per cui, a parte che Rook è un mago di supporto. Per cui niente ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento. Alla prossima.